Irma? Tutti? Benvenuti, quindi benvenuti, benvenuti, ve lo stiamo dicendo in tante lingue diverse, quello di scuola, quello della lingua dei giurati. Noi stamani, diceva Stefano, siamo anche abbastanza emozionati. Questo, io sono convinto, sarà qualcosa che voi vi ricorderete, ma noi ci ricorderemo anche le cooperative che hanno mandato le loro donne, i loro uomini a fare una iniziativa così, si ricorderanno, sarà, può essere veramente una di quelle cose simboliche, no? A cui ci si ricorda, a cui ci si rifà chi c'è stato e chi comunque l'ha vissuta in altro ruolo. La giuria è molto importante, dicevo, facciamo in modo che la fine di questo lavoro sia anche l'inizio di un'assunzione di un impegno delle cooperative. Sponsor inteso all'italiana o all'anglosassone? Allora è all'italiana. In inglese sponsor è colui che vi commissiona il progetto, che vi deve anche i soldi per realizzarlo. Il lavoro che è stato fatto è stato quello di dare la possibilità concreta a un prodotto di uscire dal nostro mercato, perché mentre è molto facile girare la macchina e andare in Trentino, è un po' più difficile pensare di andare a Farindola un fine settimana. Voi intanto mi riferisco a chi non fa parte della nostra terra emiliana. Io sono un reggiano d'oppuro sangue, quindi vivo, come ha detto Sergio, nel mondo del parmigiano da più di 50 anni. Infatti voi, ma Beppe quanti ne ha? Beppe ne ha tanti, sono in pensione, ma tengo i rapporti fra Parmareggio e tutto il nostro gruppo COP, dico nostro, perché anch'io ho due tessere socio COP, quindi sono ben orgoglioso. Si comincia a sviluppare questa roba che voi avete chiamato idee, ci vuole il coraggio vostro a chiamarle idee. Il lavoro sarà quello di incominciare a sviluppare le 10 idee che diventeranno 10 progetti, che diventeranno in realtà 10 studi di fattibilità, e così come ha indicato la giuria, l'auspicio è che tante delle 55 che sono rimaste fuori possano essere concettualmente recuperate nelle 10 che invece vanno avanti. Sei te che l'hai mandata per prima idea. Devo ringraziare Luca perché ci hai dato una botta di adrenalina quel giorno, veramente Luisa era impazzita. È arrivato il primo gol! Che bisogna fare? Sapevamo che fare. E l'idea era anche carina, per la verità. È arrivata a 66esima, quindi... Sono 10 tavoli, su ogni tavolo c'è il nomino del progetto, e quindi vi mettete seduti e gli altri iniziano ad andare in tournée
per cercare di capire quale potrebbe essere quello tra le diverse idee, tra i diversi progetti, più attinente ai propri interessi. Così carina, ho saputo? È la migliore. Ma perché? Perché... Silenzio. Tomba. Cioè, ma ti ho detto che è carina, se non è carina non usciamo. No, che ha un forte impatto sociale. Dov'è? Vieni qua. Vieni qua. Ma te l'avevo già detto, no? No, non lo ricordo, sono in ritardo. La mia idea è così carina perché porta anziani e giovani nei nostri punti vendita. Sì, sì, così si dice, così si dice. Addirittura dicete voi? Che è la voce fuori campo. La telecamera è accesa? No. Posso essere sincera? Sì. Volete un cioccolatino? No. Perché emoziona più delle altre. Emoziona più delle altre. Buongiorno a tutti, sono Davide Fantozzi, un importante Genova, e la presentazione sarà strutturata. Io vi faccio un cappello introduttivo a quello che è stato poi l'input e l'idea del progetto. Beatrice Revolti del site ci condurrà poi nello specifico del progetto e dell'idea. Allora, la nostra intenzione è proprio quella di chiedere alle istituzioni locali di sposare il progetto. Allora, io direi che vi presento Silvia, intanto e Rudy. Stiamo per parlare di degusto. Vi vorrei ricordare una cosa, ricordate all'inizio quando abbiamo selezionato le 65 idee, tutte le idee che sono arrivate, no? E ne abbiamo scelte 10. Voi ne avete scelte 7, 3 se le sono scelte i ragazzi. Ecco, quella di Silvia fu l'idea più votata dai suoi colleghi. Era un'idea bellissima, ci hanno lavorato sopra e l'hanno rovinata. The Gusto Pop è un format innovativo di ristorazione che mira a rappresentare il mondo e i valori pop, offrendo per tutto l'arco della giornata, dalla colazione fino alla cena, prodotti e piatti di qualità preparati utilizzando soltanto il nostro prodotto a marchio. Naturalmente, qua c'è il banco assistito delle carni, distributore del latte, alla fine di questa filiera si va sempre, si va in un crescendo di trasformazione e quindi trova la sua collocazione il banco
sono i miei formaggi, perciò appunto si parlano di materie prime trasformate. Quindi man mano che ci allontaniamo dal centro andiamo verso un prodotto che ha una maggiore trasformazione, un prodotto che quindi ha un maggiore impatto ambientale. Me lo sono lasciato per ultimo perché in realtà è un valore di tutti i gruppi che avete sentito fino ad oggi, avete sentito l'eterogeneità delle provenienze, no? Prima sentivamo ragionare del punto vendita da chi sta nel fiscale, se non nel legale, qui vediamo un layout fatto anche da gente che in un negozio non ha mai visto in vita sua. Un film impegnativo, un po' di tensione. Un po', giusto perché ci sono stati 9 mesi di lavoro. La voce di una facile coach rilascia una dichiarazione la mattina dell'8 marzo. Una dichiarazione, questa mattina per me è una mattina importante perché è la giornata finale di questo progetto e per noi che abbiamo fatto le attività di coaching è stata un'esperienza molto interessante, particolare. Questo diciamo è troppo naturale per lui. Vai Sergio, dichiarazioni di primo mattino di sull'8 marzo, chiusura del contest. Sull'8 marzo o sul contest? Combaciano le due cose. Un altro partecipante del contest, Giacomo Principi, come ci si sente la mattina dell'8 marzo? Non essendo donna peraltro. Un po' agitato. Speriamo che sia una bella giornata, in questo periodo abbiamo bisogno di belle giornate, no? Da noi siamo qua perché come Coppestense abbiamo 2 rappresentanti della divisione supermercati che hanno partecipato a questo progetto. Lasciare, io sono praticamente afona, non riesco a parlare. Una sola parola per dire contest. Per dire contest, è banale, però giovani. L'abbinamento anche le calze, guarda. Non ci sono problemi. Cosa ti devo dire? Di qualcosa di vero, Andrea, dai. Per tanto sappiamo già che vinciamo. Allora diciamo che il cervello è un po' svuotato oggi, Ne va bene. Al momento non si pensano niente, ho il cervello vuoto, poi si fa sentire. Sono tutti molto contenti e sono tutti in attesa di sapere il vincitore. Non si sa. Anche con gli altri colleghi, gli altri fashion coach, ci siamo sentiti, visti e proprio per scambiarci idee, opinioni su come svolgere al meglio questo ruolo. Niente, ascoltare la parola mia, sì, risultato finale del premio. Noi in realtà siamo molto contenti perché come gruppo abbiamo funzionato. Un'esperienza impagabile e ci abbiamo messo il cuore.
arriva la mamma e dice: mamma, ho vinto il Cop Contest. Lo sto dicendo al mio boss, lo sto dicendo. Non ho ancora riuscito, pronto, però non ho brindato, ho bevuto, ho mangiato ed è stata un'esperienza spettacolare. Tanto. Quindi cosa dovrei dirvi? Siete stati tutti carinissimi, anche tu, che non so come ti chiami, che ci ha un po' seguito e un po'